Siamo con Giuseppe Aliprandi, presidente della Proloco di Sernaglia. Stasera sfilata dei carri notturna e il programma è molto ricco. Sì, buonasera a tutti. Questa sera inizia il San Valentino 2017, 69esima edizione, sfilata in notturna questa sera, poi domani 12 febbraio il pomeriggio e prossima domenica 19 febbraio ancora il pomeriggio. Poi quest'anno, come festeggiamento di San Valentino, abbiamo una novità: in settimana presenteremo alla stampa e a tutta la popolazione, sia martedì sia venerdì prossimo, il libro che abbiamo fatto sulla storia del nostro paese di Sernaglia, fatto dallo scrittore dall'Anese di Pieve. E qui c'è stata una grossa collaborazione da parte di diverse ditte che hanno sponsorizzato la nostra idea, il nostro progetto, e lo presenteremo martedì sera, il giorno di San Valentino, alla popolazione presso la sala consigliare. Vi ricordo anche sempre il giorno di San Valentino ci sarà il premio San Valentino, che andrà a un'associazione sportiva che ha lo settore giovanile, che cura i giovani. Pertanto è già la terza edizione. Al primo anno è andato all'Atletica, l'anno scorso a Rugby Piave, e quest'anno vedremo chi vincerà questo ambito premio San Valentino, un contributo che darei come Proloco di 1500 euro che andrà a una società sportiva. Quali sono i carri che partecipano alla sfilata in notturna? Allora, questa sera abbiamo 6 carri, 2 di Sernaglia. Il primo è il Mondo di Alice, curato dagli Alpini e la Scuola Materna di Sernaglia. Poi abbiamo i Pirati degli Amici di Susegana. Poi abbiamo il Cavalcando il Carnevale con gli Amici di Quarto d'Altino, in provincia di Venezia. L'Italia, la Grande Bellezza, curato dal Carnevale di Pero. L'Allegro Chirurgo Giramondo di Catena di Villorba. E per finire Walt Disney, re dei cartoni animati, fatto dai festeggiamenti di Sernaglia. Vi aspetto sia domani, domenica 12, sia domenica 19, per le sfilate di San Valentino 2017. Grazie a tutti.